Buongiorno, sono Cristian Rollo, sempre per CrossFit Sud. Oggi vedremo il workout del mercoledì 15 per Cipher TV. Allora, ci riscalderemo con un warm up fatto da 2 round, 12 sit up, 18 banded good morning, 500 metri a row, 10 Spider-Man, 400 metri a row, 8 walkout, 300 metri a row, 6 inch worms, 200 metri a row, 4 wall squat e 100 metri a row. Finiti questi 2 round ci riscalderemo con il bilanciere, 5 ripetizioni per ogni movimento, 5 good morning, back squat, elbow rotation, street press, stiff leg and deadlift e front squat. Finito il riscaldamento generico passeremo un po' di skill, vedremo un po' di drill su questo nuovo esercizio che non abbiamo mai fatto. Sono 21, costruire un massimale di 21 ripetizioni di deadlift partendo dal box. L'altezza del bilanciere in pratica dovrà partire dalle ginocchia, non da terra. Ci costruiremo dei box usando i bumper o usando qualsiasi attrezzo in modo tale da non partire dal floor ma partire dall'altezza del ginocchio, appena sotto. Costruiremo in questo modo l'esplosività nella parte finale del deadlift. Ho trovato il massimale di 21 ripetizioni, andremo a fare il secondo workout, un IMOM da 5 minuti, dove lavoreremo su 9 deadlift e 10 step ups. La particolarità è il peso sul deadlift per gli advanced è di 140 kg uomo, 100 donna, per l'intermedio 100 uomo, 70 donna e per i beginners 70-40. L'altezza dello step up invece è 105 per gli uomini, 75 per le donne, per gli advanced, 60-45 per gli intermedi, 30 cm per i beginners. Ora, il consiglio sul primo è curate bene la tecnica, 21 ripetizioni non sono poche ma vanno fatte il più perfette possibili, fatevi aiutare o comunque fatevi un video se pensate che la schiena non regga completamente, controllate il video nel tempo di riposo, vedete se è il caso salire di peso o meno. L'importante è che l'esercizio mantenga la giusta, corretta esecuzione. Nell'IMOM non sono molti 5 minuti, ma avrete la schiena bella e la catena posteriore bella calda, dunque potremmo facilmente subito andare a lavorare con questi pesi qui. Sono 9 deadlift, devono essere belli pesanti, ma unbroken. E i 10 step up andranno maggiormente ad affaticarvi il core e le gambe, ma il lavoro tosto sarà sicuramente sui deadlift.